Però forse non siamo solo noi, Menichini, non solo noi giornalisti, perché Marianna sei un gufo. Sentiamo un attimo qualcuno che non sia un giornalista. Ne abbiamo uno qui, guardi, sono con Massimo Blasoni, buonasera. Un imprenditore del nord-est di Udine. Che è riuscito lì dove nessuno finora era riuscito, cioè far invecchiare Matteo Renzi. Lo ha fatto comprando una pagina sul giornale, ecco, la vediamo, e sostanzialmente dicendo che ma quali 1000 giorni ritorneremo ai livelli del 2008 quando Renzi avrà 67 anni, cioè tra 28 anni, e lo ha detto Blasoni sulla base di calcoli che ha fatto. Ma intanto perché ha deciso di comprare una pagina? Poteva scrivere a Matteo et governo. No, sono un imprenditore. Sono un imprenditore come tanti altri, però ho voluto dar vita anche a un centro studi con un board scientifico di altissimo livello, perché ci sono il professor Zecchini, che è il presidente della commissione OCSE, Medie Imprese, e altri 2-3 nomi di livello, quindi vogliamo dare dati con validazione scientifica, però far parlare gli imprenditori. E che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, ma in Italia si fanno previsioni nell'ultimo periodo ottimistiche nel DEF, più 0,8 PIL, poi l'Istat ci dice meno 0,2, ma è meno 0,3 su base annuale. Allora, proviamo a immaginare di crescere un po' e facciamo una verifica sulle ultime 10 annualità e facciamo la media della crescita e decrescita degli ultimi 10 anni, dicendo questo è il trend Italia. Arriveremmo a un più 0,3%, ma se veramente crescessimo del più 0,3% in termini di PIL reale, quando torneremo al 2008, cioè all'anno pre-crisi, servirebbero 28 anni, cioè quando Renzi, mito del giovanilismo, avrebbe 67 anni. L'ho anche invecchiato artificialmente. E se l'abbiamo invecchiato, speriamo non se la prenda. In Germania, in Inghilterra, in Francia, il livello pre-crisi l'hanno raggiunto da tempo, quindi è il nostro paese asimmetrico, pur in un'area che è un'area europea. Però la domanda da profana, cioè perché i suoi calcoli dovrebbero essere più esatti? Ma non lo sono più esatti, sono una provocazione per dire... Renzi, comprendiamo le tue difficoltà, però la cura che stai facendo per il paese è una cura omeopatica, dai l'impressione di correre sul posto, di affannarti, di arrossarti, sudare un po', ma i risultati... Di parlare di slogan, lei accusava il premier anche i risultati non vogliono arrivare. Ma certo, ma provi a pensare, sentivo prima la trasmissione dal salottino, abbiamo parlato di restituzione dei debiti della pubblica impresa alle aziende, abbiamo fatto uno studio, il dato complessivo lo conosciamo, sono circa 70 miliardi ancora, perché a luglio ne doveva restituire 68, questo dichiarò, ne ha restituiti 20 il governo alle imprese. Bene, 70 miliardi di debiti della pubblica amministrazione verso le imprese vogliono dire una cosa chiarissima, vogliono dire che quelle imprese dovranno andare in banca e o fattorizzare il credito o anticiparlo. Quali sono i costi per le imprese? Li abbiamo stimati a dati Banca Italia sul costo medio di accesso al credito in 6 miliardi di lire anno, cioè una parte rilevantissima, uno sforzo rilevantissimo per le imprese. Riuscissimo a rispettare la promessa, riuscirà Renzi a rispettare la promessa del 21 settembre, gli diremo bravo, quei 68... Non sembra crederci molto, però volevo sapere da Michele Emiliano, 1000 giorni, 28...